Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi vi mostro questo esperimento. Ho provato due tipi diversi di pasta da modellare, no? Tipo Play-Doh. E ho fatto l'esperimento di metterle nell'acqua per qualche giorno e vedere il risultato. Ora vi mostro il risultato. Vedete che ho preso due cubetti, due tipologie differenti, e ora vediamo cosa è successo. Allora, intanto si sono un po' attaccate, ma vabbè. Allora, questa prima risulta molto molle, ve lo dico subito, cioè quasi si spezzetta, vedete? Risulta veramente non più compatta, ma molto, molto, molto fragile. Vedete come si spezza facilmente. È molto morbida e non più modellabile, quindi l'acqua diciamo che l'ha resa troppo fragile, e quindi non riesce più a essere modellabile. Probabilmente se la mettessimo al sole, quindi ad asciugare, ritornerebbe come prima, però questa è una mia supposizione, in realtà non l'ho provato, quindi non posso saperlo. Però al tatto vi dico che è eccessivamente molle. Ora proviamo con l'altra tipologia. Allora, intanto vediamo che i cubetti sulla superficie vengono via molto facilmente. Ma molto molto facilmente. Allora, in realtà vengono via, però è fatta interamente di cubetti, quindi rimangono, però sicuramente è meno modellabile dell'altra, che comunque anche da secca solitamente questa tipologia è molto meno modellabile, più dura, però senza problemi vedete che riesco a dividerla senza grosse fatiche, quindi direi che anche qui l'acqua ha fatto il suo corso, ha fatto quello che doveva fare. Probabilmente anche questa, se la lascio asciugare nuovamente al sole, riprende un po' di durezza. Però diciamo che tra le due, siccome questa era quella un pochino più dura, rimane comunque questo confronto, l'una più morbida e l'una meno. Quindi questo era un piccolo esperimento che volevo fare da tanto tempo e che volevo mostrarvi. E ho imparato quindi che se le lasciamo un po' nell'acqua, io le ho lasciate due giorni, in realtà l'effetto che ci fa modellare questa pasta non risulta più, e quindi è impossibile modellare ancora. Io vi saluto, questo era il mio esperimento, spero vi sia piaciuto, vi rimando ai prossimi video, ciao!